più di 100 sindaci schierati per capire come prepararsi ad una probabile mole di richieste per l'avvio di comunità energetiche tra privati, imprese e anche tra gli stessi enti locali, una volta che il governo varerà i decreti attuativi che daranno chiarezza su contributi, sgravi fiscali e procedure per attivare queste comunità di persone per produrre energia da fonti rinnovabili. La provincia di Padova ha aperto le porte per informare sui modelli possibili sul nostro territorio, anche alla luce dell'esperienza della sua società in-house per gli impianti termici Padova Attiva. Avete portato qui un esempio di una comunità energetica. Quali sono i vantaggi e come si può fare? La comunità energetica rappresenta il presente, ma soprattutto il futuro del modo in cui coinvolgere il territorio, i cittadini, la pubblica amministrazione e tutti gli attori che sono legati in rapporti quotidiani con questi enti. Si parla di energia. Siamo stati tutti abbastanza travolti nel 2021-2022 dall'innalzamento dei costi energetici. La comunità energetica è un modo per affrontare con un'ottica di comunità a queste problematiche, lavorando sull'efficientamento energetico degli edifici. La provincia ha avviato, ovviamente mandato dalla regione, una serie di iniziative per promuovere il concetto di comunità energetica nel proprio territorio. Ha avviato e organizzato 3 incontri, uno è stato organizzato lunedì scorso nel comune di San Giorgio in Bosco, oggi con la presenza anche dell'assessore Marcato, e il lunedì prossimo ci sarà il terzo evento nel comune di Este. Le comunità energetiche possono avere delle dimensioni diverse, possono partire dal coinvolgimento di un condominio, si parla di autoconsumo collettivo. La comunità energetica può fare comunità anche a livello più vasto. Ci sono alcuni esempi in Italia che vedono il coinvolgimento di più comuni. Pinerolo è un esempio, quello classico, che è un'area che ha una grande sensibilità rispetto a questi concetti. Lì si parla di un 150.000 abitanti coinvolti. E attraverso tutta una serie di progetti e di anche investimenti sul territorio sono riusciti ad abbattere i consumi energetici, che vuol dire abbattere anche le spese energetiche. E a Padova cosa si potrebbe fare? Questi 3 interventi, ovviamente, questi 3 convegni sono il primo passo per iniziare a dialogare. Iniziare a dialogare con l'obiettivo poi di mettere sul campo delle progettualità vedete come promotore, speriamo, principale la provincia di Padova, in collaborazione con tutti i comuni che vorranno essere parte di queste iniziative, per sviluppare localmente delle comunità energetiche.